bentornati ragazzi, qual è The Footy della Channel e siamo qui con un nuovo episodio del nostro The Next Skiller. Siamo qui con due nuovi skiller, ovvero Colasi e Mati Fernandez, in questa ibrida che mi è stata consigliata da Enrico, quindi lo ringrazio vivamente. Ho fatto più o meno la stessa squadra che mi ha detto lui, ho fatto un unico cambio, anzi due cambi. Uno è ho messo Calabria al posto di Abate per avere un power up in più per poter sfruttarlo, per mettere Bolasi If, che è una carta eccezionale, l'ho già utilizzata e a me piace tantissimo. Abbiamo Lukaku, Orellana, Hernandez, quindi altri due forse a skiller, McCarthy per un giocatore un po' più difensivo lì a metà campo ci vuole. Poi abbiamo questi altri irlandesi e poi l'altro cambio che ho fatto è stato il portiere, lui mi ha detto di mettere un altro portiere irlandese dell'F Championship, ho deciso di mettere questo Carson perché mi bastava per l'intesa per non mettere troppi irlandesi. Che come vi dico più volte, non mi piace avere tanti giocatori della stessa nazionalità se sto facendo un'ibrida, perché proprio perché mi piace fare ibride con varie nazionalità e vari campionati. Le skill dell'episodio è il reverse elastico, quindi l'elastico al contrario, come dico io, che praticamente si fa con una mezzaluna verso il basso, però invece che da destra verso sinistra si fa da sinistra verso destra con la levetta analogica destra. Andiamo a cercarci i nostri due avversari online e cerchiamo di fare bene. Ecco qua il nostro avversario, vediamo un pochino che squadra ha. Ha una serie A con Kalinic, Immobile, Iago Falke, If, Borja Valero, trequartista che è molto forte. Amsic come mediano non lo utilizzerei proprio lì, però comunque la squadra è molto buona. Facciamogli vedere subito come si fa il reverse elastico. Bolasi, non così. Eccolo qua il reverse elastico, l'ha fatto. Prova a ripartire con le skill, ancora Bolasi. Cerca il tiro fuori. Ferma Mati, buono così. Se ne va alla grande Mati. Palla in profondità, cercare Bolasi. Bolasi, rientra di là. Prova il tiro a giro, Bolasi! Palo! Incredibile, anche con il lag. Buona qui la chiusura, si può ripartire con Lukaku. Lukaku per Bolasi. Bolasi, la solita spinna, rientrare, c'è il rigore. Purtroppo però non ci sarà lo skill goal. C'è anche il rosso, incredibile, per Koulibaly. Qui se l'è guadagnata Yannick, e Yannick va a tirarlo, più che giustamente. Yannick la botta! Entra. Ma è laggata incredibile, è entrata al ventesimo, 1-0. C'è il cross, c'è la respinta del nostro Portio. No, qui vanno a vuoto, grande la chiusura, però non riusciamo a prendere sta palla, stavolta sì, dai. Buona per la palla recuperata da Lukaku, Lukaku per Orellana, Orellana per Bolasi, si ferma Bolasi, grande Bolasi, grande azione, sempre lui. Sempre Bolasi, prova a entrare, ancora lui, mamma mia come se n'è andato qua, il tiro, ma non riusciamo a fare sto skill goal di merda. Attenzione che l'avanzata avversaria può incrociare, gol, 1-1, più che immeritato, gol di Immobile al 35esimo, attacchiamo solo noi ma non riusciamo a fare lo skill goal, è incredibile. Ma cosa fa questo qui, ma perché devi giocare così? 1-1. Voglio vincere la sta partita per forza, la voglio vincere, voglio fare anche uno skill goal per forza. Buono così per Lukaku, Lukaku per Bolasi, Bolasi, Bolasi. Fai reverse elastico perché non l'hai fatto, però fai il gol, 2-1. Non so se contarlo come skill goal, devo vedere se ha fatto un pezzo gol visto che ho pigiato le due nel mentre. Volevo fare il reverse elastico, ma ho sbagliato, l'ho fatto in avanti invece che indietro, è il semicerchio. Infatti mi ha fatto una semplice finta con ball roll. Non è uno skill goal questo ragazzi. Buono Bolasi per Lukaku, ancora per Bolasi. Bolasi, fai almeno la Bolasi flick, se l'alza bene il tiro deviato. Bolasi rientra bene. Non impalli, vai. Vai Bolasi, ancora lui. Si deve fermare. Bolasi, fai il reverse elastico, c'è il fallo, quello è il rigore preso, palese. Bola, rientra sempre lui. Bola, se ne va. Bola, ma che palle. Palla Orellana. Orellana può rientrare, buono così. Il passaggio è per Bolasi che non segna, non segna. Dai Orellana, dai Orellana, rientra bene. Orellana col cross, la palla è dietro. Arriva qualcuno, a rimorchio, Bolasi, sempre lui, Bolasi. Falle il barral, perché non lo fai? 2-1, nessuno skill goal, incredibile. Cioè come avete visto dagli allies probabilmente gli ho skillato tutti, cioè glielo ho saltati tutti, la prima volta arrivava al tiro. Niente, abbiamo preso anche un palo incredibile se non sbaglio con Bolasi. Niente power up per il skill goal, solo due power up per la vittoria. Andiamo a cercarci il secondo avversario. Ha una Bundesliga con Han, Folland e Hermann lì davanti, Lilovic a centrocampo. Vabbè, interessante, però vediamo di prenderci qualche power up che ci servono. Ci
servono veramente. Reiana, Cottaco per McCarthy che si gira bene. Ancora Pablo Hernandez, prova a rientrare con la spin. Ottima azione, il tiro deviato, in calcio d'angolo al portiere. Bolasì può scatenare la sua velocità. Mamma mia, quanto è veloce. Che giocatore è sto Bolasì. Prova a rientrare, proprio Bolasì flick, la fa bene. Il passaggio di tacco eccezionale in mezzo. Oddio, sarebbe stato un gol bellissimo col tacco finale di Lukaku. Non è entrato. Apre bene per McCarthy che la passa a Bolasì. Prova a rientrare sempre con la solita spin. Poi si ferma, Bolasì, ancora lui. Mamma mia, come li ha finocchiati qua. Il tiro di Bola, la parata. Attenzione qui a questo schema. Il tiro, la deviazione, traversa. Ancora il tiro, ancora Carson, possiamo ripartire, dai. Attenzione qui, no. No, si incastrano i difensori. La chiusura è incredibile all'ultimo, mamma mia. Oppure ci dà l'ultima occasione. No, perché la sbaglio, niente da fare. Finisce il primo tempo sullo 0-0, tante occasioni, nessun gol per adesso. Vediamo nel secondo tempo di trovarlo questo gol. Vai subito a cercare uno due Lukaku, c'è il fallo ma continua Bolasì. Bravo Bolasì, qui c'è un altro fallo, secondo me non viene dato. Lukaku qui l'avrebbe guardato, attenzione la palla di tacco per Bolasì che rientra e tiro, non va, non va, non va ragazzi, non va. Clark aspetta anche lui, per Pablo Hernandez, rientra. Qui c'è un rigore, dai arbitro, ma siamo seri. C'è Lukaku davanti che però è marcato. Orellana continua ad andare, bravissimo. Cambio di gioco per Bolasì. 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 Sì, così. Con il rainbow. Venuto bene o male, ma è venuto. 1-0, primo skill goal dell'episodio. Come ha scartato qui il portiere Bolasì. Ha fatto un advanced rainbow. Un po'. Non è venuto del tutto, ma. Diciamo che è venuto, sì. Era venuto poi la deviazione del portiere. Comunque c'è lo skill goal. 1-0 al 56esimo. Siamo a 3 power up. Ci smuoviamo finalmente. Attenzione qui al filtrante. E c'è il 1-1. Eccezionale, veramente. 1-1 al 69esimo. E adesso dobbiamo recuperare di nuovo. Ora palla a Mati per Orellana. Orellana se ne va. Orellana. Orellana. Orellana in mezzo per il tiro. Palo, palo, gol. Incredibile, e qui c'è lo skill goal perché Reiana se n'è andato con una ottima skill. Palla in mezzo per Lukaku, palo, palo, gol. Tutta sta palla persa, dobbiamo recuperarla subito. No, 3000 rimpali, la palla è sempre sua. Guarda, 3000 rimpali, la palla è sempre sua. No, non ci credo, è tipo il sesto rimpallo, la palla è sempre sua, però la pariamo per fortuna. No. Bello sto tiro, bella la parata, devo dire, di Carson, 2-2, più che meritato, andiamo supplementari, va bene. Ultime forze, in mezzo, la palla Orellana, Orellana si ferma, buono così, Orellana ancora, Orellana, il tiro a giro, lo skill goal, anche di Orellana, 3-2, non ci andiamo a supplementari, perché ritorniamo in vantaggio, al 90esimo, grande skill goal di Orellana, e c'è il 3-2, c'è il terzo power up della partita. Finisce qua la partita 3-2, 3 skill goal, saliamo così a 7 power up perché abbiamo 2 per la vittoria scorsa, 2 per questa vittoria, 4 più 3 skill goal, una rete per Bolasì, una per Lukaku, una per Aureliano, il nostro tridente d'attacco tutto a segno. Grandi prestazioni soprattutto di Bolasì che a me piace tantissimo, Mati Fernandez purtroppo l'ho visto poco in quel ruolo, forse avrei dovuto mettere come trequartista ma per utilizzare al meglio anche Bolasì ho deciso, anzi abbiamo deciso io e Enrico di utilizzare questo modulo. Quindi nel prossimo andremo a sbloccare due esterni, ovvero Carrillo e Bufal, quindi un esterno destro e un esterno sinistro. Vediamo un pochino che squadra riusciremo a farci, anzi consigliatemi, come ha fatto Enrico, una bella squadra intorno a loro due, anche non col 4-3-2-1, anzi con qualsiasi modulo assolutamente, visto che è già un paio di episodi almeno che utilizziamo il 4-3-2-1, direi di variare anche un pochino il modulo. Io spero che il video vi sia piaciuto, arriviamo a 30 mi piace anche per questo episodio. Vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.